Oltre 6 kg di droga sequestrati e 2.995 euro. Nuovo colpo grosso messo a segno dalla polizia di Cagliari, dalla squadra mobile, dottor Pititto. In manette è finito un giovane, un 21enne pregiudicato. Assolutamente sì, una ennesima attività di contrasto al fenomeno diffuso nella città di Cagliari del traffico sostanze stupefacenti, posti in essere al gruppo Falchi e della squadra mobile di Cagliari. È stato tratto in arresto un giovanissimo, un ragazzo di 20 anni, ahimè già soggetto conosciuto alle forze dell'ordine. Come minorenne era stato già indagato per reati specifici, quindi per reati in materia di sostanze stupefacenti. L'attività posta in essere ieri nel tardo pomeriggio ha consentito di individuare un cospicuo quantitativo di stupefacente, una varia tipologia di stupefacente, perché passiamo dall'hashish alla marijuana alla cocaina. Oltretutto, con riferimento alla marijuana, abbiamo due tipologie differenti di marijuana. Abbiamo la classica marijuana costituita da infiorescenze e la marijuana in realtà compressa, panetti di marijuana, e questa è una caratteristica in realtà non particolarmente diffusa, e questo ci consente di comprendere anche che il soggetto era abbastanza addentro alle dinamiche criminali. Ecco, quindi praticamente il classico pusher. È un pusher, diciamo, definiamolo di discreto livello, forse oltre il classico pusher di medio-basso livello. Avete scoperto il tipo di tenore di vita della persona? E guardi, apparentemente un soggetto, definiamolo discretamente insospettabile, dico discretamente perché era già conosciuto alle forze dell'ordine, però il quantitativo consistente rinvenuto dalla Polizia di Stato consente di pensare che il ragazzo fosse addentro in maniera rilevante alle dinamiche criminali cagliaritane.